Mister, buonasera. Mister, primi 20 minuti di studio, poi avete cambiato marcia, schiacciato sull'acceleratore. Cos'è successo? Perché è sembrata veramente una squadra che aspettava e poi ha cominciato con una serie di colpi del KO, uno dietro l'altro. Si è preso un po' di confidenza con la partita, poi la squadra ha alzato un po' il ritmo in base a quello che è stata la preparazione dei primi e hanno fatto le cose fatte bene, soprattutto a livello di collettivo, di squadra, hanno interpretato questi momenti di quando concede gli 10 metri e di quando invece salta l'addosso in una maniera molto corretta e ci ho visto molta qualità, però dipende quando si va a parlare di qualità dove si vuole andare a parare, molta qualità di interpretazione. Nonostante poi la Samp facesse le cose fatte bene, perché quando giochi contro una squadra così, se sbagli un po' di capire qual è il momento, poi diventa tutto più difficile. Prego. Buonasera mister. Buonasera. Io riprendo il discorso della qualità, ci lasciamo domenica scorsa. Troppa qualità oggi, troppa qualità tutte insieme. Una qualità nascosta, aveva avuto solo spronare tutti quanti e poi con noi aveva bleffato. Ci può dire cosa è cambiato in 7 giorni? Non è cambiato niente in 7 giorni, noi siamo ripartiti dopo il Benevento, dentro la partita del Benevento e dopo il Benevento si era anche detto in conferenza, voi le potete riprendere, io ho visto un cambiamento netto, preciso, evidente, toccabile e l'ho dichiarato sia ai giocatori che a voi, e ora si sta facendo meglio, soprattutto sotto l'aspetto della personalità e del carattere, che è la prima cosa dove si va a nutrire poi la qualità anche tecnica. La qualità tecnica si va a nutrire di queste componenti qui, perché se no non può esserci, se o perlomeno poi in alcuni momenti ce l'hai, in alcuni momenti ti va a scomparire, perché non è supportata da una testa solida di prendere delle decisioni importanti nello scorrere della partita. Tu devi prendere notizie di quello che sta avvenendo e interpretarlo, poi riportarlo dentro la squadra. Questa interpretazione è stata fatta bene, questa personalità e questo carattere oggi effettivamente è stato superiore ad altre volte e i segnali si erano avuti, percepiti e visti precedentemente, e ora continuano a essere lì. Salve mister. Sì. Direi, prestazione collettiva ottima da parte di tutti, però mi devo soffermare su Gagliardini, che consegnato in questo nuovo ruolo di mezzala sembra aver ritrovato una nuova linfa e di tornare ad esprimersi a grandi livelli. Volevo chiedere se il feeling che ha costruito, che ha dimostrato di avere in queste due partite anche con Brozovic e con Rafinha, può essere la vera chiave di volta per questo finale di stagione. Grazie. Ma avevano già giocato tutti e tre insieme, avevano già giocato anche prima. Gagliardini ha giocato diverse partite, Brozovic ha giocato diverse partite. Rafinha è quello che ha un po' di qualità differenti, cioè lui ce l'ha questa rapidità nel fare possesso palla, nell'uscire dal folto quando poi un centrocampo denso e così numeroso come quello della Sampdoria ti salta addosso, di venir via da quell'aggressione lì, e poi ti si aprono degli spazi quando vai a giocare dall'altra parte che ti possono arrivare fin dentro la linea difensiva e creare poi un'opportunità importante. Lui ora è cresciuto come condizione, come si diceva ieri anche in conferenza stampa, è cresciuto, è evidente che poi quelle qualità lì fanno lievitare un po' le qualità di tutta la squadra, perché è quel calciatore lì che gioca sulla tre quarti e che si gira in un fazzoletto e riesce a distribuire con quella velocità che poi se la perdi c'è il recupero delle posizioni, c'è il rientro
del reparto che hai saltato precedentemente andando a giocare su di lui. Ecco. L'ultima in fondo. Ti vedo. Almeno te la passi col sorriso, ma a questo punto ti viene quasi da maledire la pausa e soprattutto alla ripresa c'è la peggior partita per l'Inter, nel senso che si è confermata contro le grandi, è sempre sul pezzo, ma poi contro le supposte piccole rischia di soffrire. Ti senti più tranquillo anche su quel fronte? No, ma io mi sento tranquillo in tutto, ora è quello che dicevo sempre, noi ogni tanto ci si vede con qualcuno di loro, no, ma con voi ve l'ho detto che ero tranquillo, che ho visto la squadra sterzare, ora può avvenire quello che gli pare, noi siamo ripartiti e risiamo squadra, si può giocare contro qualsiasi avversario, si fa vedere chiunque ci capiti davanti che risiamo squadra. Ma tu la svolta l'hai vista col Benevento? Sì, è bello evidente, è lì davanti. Ma in che cosa? Perché non abbiamo i tuoi occhi lucidi. No, lucidi? Io ce li ho azzurri, se te ne sei accorto bene, cioè, profondissimi tra l'altro. È evidente, poi non, la svolta con il Benevento l'ho vista, ma è chiaro che poi c'è un ragionamento e un'analisi che viene dal vivere lo spogliatoio, dal vedere l'allenamento, dal vedere come si parla, cioè, ci sono dettagli che io ho a disposizione che lei non può avere perché si vive in degli ambienti diversi. Poi voi avete delle conoscenze interne, però non così approfondite come me. Grazie. Grazie a voi.